Grazie ai tanti amici sponsor, agli artisti protagonisti, alla provincia e alle persone che sono qua con me, tutto questo può vedere la luce. Quindi grazie a tutti anche della pazienza. È una conferenza stampa lunga perché questo evento, il Trismoca Challenge, riesce a coinvolgere veramente tantissimi attori. Si parte dai concorrenti, naturalmente oggi 12 in competizione, ma veniamo da una selezione di veramente decine e decine di baristi e studenti. Gli altri attori protagonisti sono gli sponsor e quindi abbiamo Acqua di Vaglio, abbiamo Centrale del Latte, Rancilio e tanti altri che come sempre seguono il percorso che Trismoca da origine a Brescia e Bergamo. È importante questo evento perché lasciamo un'esperienza sensoriale e formativa a questi giovanissimi. Ricordo che i concorrenti vanno dai 17 ai 31 anni quest'anno, quindi stiamo parlando di un gruppo di ragazzi veramente molto molto giovani che vengono da Brescia e Bergamo, hanno vissuto un'esperienza in Trismoca sporcandosi le mani col caffè, ma soprattutto hanno dovuto imparare in maniera precisa, perfetta il regolamento del World Barista Championship, perché ricordo che non è un evento inventato da Trismoca ma sono le Olimpiadi del mondo dell'espresso, dove Trismoca in questo territorio la fa da padrone e continua a promuovere l'eccellenza del buon espresso. Assieme a noi naturalmente latte, acqua, macchine e tutto il resto per dar vita a questo evento che il 25, il 26 e il 27 di febbraio all'interno della fiera Golos Italia prenderà corpo, darà vita e quindi vedremo eleggere il miglior barista di queste due aree che poi porteremo alla finale nazionale a Rimini nel 2018. E noi come provincia non potevamo non accogliere questo progetto che dimostra come in fatti concreti le aziende credono nel futuro dei nostri ragazzi.